Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per andare a provare il nuovo Gogeta Ezza. Siamo nella Boss Rush, giusto per vedere un attimino di situazioni un po' diverse. Cioè, testiamo un attimino a pieno sia la base form che la forma vera e propria Gogeta. Sì, l'evento è più facile del dovuto in questo modo. Lo so, però con tutta la sincerità mi permette di provare proprio una carta che comunque in base form, ok, che ci sta pochi turni, però la vediamo un po' completamente. E in più mi permette di provare Gogeta per molti turni, perché è bello, è molto bello. Detto questo, nel data download di stanotte è uscito tutto. Gogeta, Janemba. Ora, oggi arrivano questi due video, quindi Gogeta, Janemba. Poi c'è Dokkan Fest di Vegeta, Kui. E fra 6-7 giorni, tecnicamente ora che registro, quando sto registrando, sono 6 giorni e 20 ore, Super Ezza di FPF, Ezza di Nail ed Ezza di Goku STR, quello Krillin no Kotoka dovrebbe essere, quello STR, no, in posa così, cioè, no, fa schifo l'Ezza, lasciamo perdere. Parliamoci seriamente senza prenderci per il culo, fa cacca. È un PG un po' bruttino. Detto questo, oggi proviamo Janemba Gogeta, domani andiamo a vedere Vegeta nuovo, tutte le cose, andiamo in quel modo. Stasera mi trovate in live sul canale Twitch, ore 21, andiamo ad usare il nuovo Gogeta. Facciamo un long showcase di Gogeta, assolutamente obbligatorio. Obbligatorio un long showcase di Gogeta. Raga, vi aspetto stasera alle 21 sul canale Twitch. Allora, intanto qua siamo partiti. Intanto ho boostato un po' Goten e Gohan. Goten e Trunks, sappiatelo. Ok. Avete capito? È quel PG lì, fine. Allora, partiamo bene con i turni, con tutta la sincerità, più che altro per un motivo. Abbiamo subito Gogeta. Ora, non è che linkano, però intanto Gogeta ce lo teniamo un attimino lì e aspettiamo la trasformazione. Quello è un turno che può funzionare alla fine dei conti. Giusto un attimino. Ok, questo. Giusto un attimino. Madonna, quante rainbow. Raga, vi rendete conto? Vi rendete conto, vero, che in questo momento noi abbiamo praticamente il team di Gohan. Cioè, nel senso, quando usiamo doppio trio Super Saiyan, ora abbiamo veramente 100 passa orb ogni volta, Cioè, si creano talmente tante orb che qua è una roba assurda. Giusto per capirci, 3,73. Allora, non è tantissima difesa, c'è però giusto da dire una cosa. Lo sto prendendo in considerazione come un... ok, da una parte abbiamo Vegito, ok? Da una parte abbiamo Vegito, dall'altra parte abbiamo il nuovo Gogeta. C'è chiaramente una piccola disparità, secondo me, nelle base form. Giusto un po' una piccola disparità. Ma giusto un pochino. Una tanca e fa danno, l'altra non fa nulla. Vegito è uscito troppo presto. Veramente è uscito troppo presto. Ma poi in generale, la differenza tra Gogeta e Vegito è come il giorno e la notte. Scusate. È come il giorno e la notte, cioè questa roba è ridicola. Ok, va bene, sta facendo un po' di robe. No, la cosa che mi importa di più è che tanca. Questa è un attimino la cosa più importante, in realtà. In base form deve tankeggiare, cosa che Vegito può fare se avete gli HP, perché appena li perde è già diversa la cosa. È un bel po' diversa. Fatemi giusto vedere, sto prendendo un attimo da Caninfo. Ho veramente troppi PG. Ci sono troppi PG. Troppi. Allora, dov'era? Ok, cavolo, non è ancora tradotto e non è ancora nel global, perché non c'è stato data download nel global. C'è la manutenzione nel global, quindi c'è ancora il kit. Il kit è scritto male. Datemi un secondo che lo vado a prendere da Minato, giusto per ricordarmi tutte le robe, perché comunque bisogna ricordarsi di tutte le... No, era Goresh, se non sbaglio. Era Goresh che aveva postato il kit. Devo giusto andare a prendere un attimino una parte del kit per quello. L'ha postato Goresh? Non me lo ricordo. No, è stato minato.
stato minato, scusate. È un casino con... perché il Global deve imparare a mettere quelle cacchio di info? Se non lo fa, io mi incazzo. Cioè, siamo in epoca sync, però non è vero per il Global Doc and Twitter, perché se lo scordano, in realtà. È una cosa fastidiosissima, posso dire. Allora, intanto, iniziamo a fare così, poi credo che a sto punto loro due inizieranno a girare, dopo che tanto abbiamo Gohan. Fine dei conti, abbiamo Gohan, possiamo fare quello. Ci dobbiamo giusto, credo, ancora almeno un altro turno. Possiamo già trasformare. Sì, noi possiamo già trasformare Gogeta al prossimo turno, se non sbaglio. Sto cercando il kit, raga, datemi un secondo. Eccolo qua, perfetto. Allora, in base form era un ki più 2, attack def 200, attack def 50 al lancio, riduce il danno del 40, changes a random type of ki sphere to rainbow, ki più 2 per rainbow, lancio un additional attack con una great chance di diventare super attack, attack 50, lancio un additional super attack con una rainbow, attack def 50, riduce il danno del 20% per un turno from the character first appearance or when HP is 70% or below. Allora, tecnicamente, comunque, vabbè, quel primo turno era buono, è un 60%, cosa che, a differenza di Vegito, il primo turno può anche fare schifo, se prendete danno non tanca così tanto. Mentre, per quanto riguarda il post, ecco, il post potrebbe essere molto meglio Vegito da un lato. Base form, sto parlando della base form, perché... Ripeto, c'è una chiara differenza. Gogeta è stato fatto in un modo e Vegito in un altro. Allora, teniamo ancora questo turno. Direi che possiamo anche fare l'ultimo. Quanta difesa abbiamo? 3,64, ok. Possiamo anche fare l'ultimo al momento di Gogeta, ok. Alla fine dei conti possiamo fare tranquillamente quello. L'ultimo turno di Gogeta in quel modo. Poi dopo lo trasformiamo, anche perché siamo alla fine, a metà battaglia. 16 milioni, ok, va bene. Chiaramente brutto danno. Sì, no, bruttissimo sto danno. Va bene, allora. Sì, direi questo era l'ultimo turno. Due turni ce li siamo forzati a vedere. Non siete costretti. Non siete costretti da quel lato, Ecco, quello che a me ora fa ridere un pochino. Perché, regà, è grosso, sta roba. Io vi faccio capire ora con Gohan anche. Capirete con Gohan. Ok, capirete con Gohan. Abbiamo il trio, quindi abbiamo le orb generate dal trio. Va benissimo. No problem. Abbiamo i Gogeta, e quindi sono rainbow su rainbow. Perfetto. Secondo me, in tre turni, se vi capitano bene, avete veramente tante orb. Avete veramente tante orb. Ma tante. Quindi voglio testare giusto questa cosina. Ok, non me ne frega di one shotare con Gohan il boss finale. Non me ne frega. L'ultimo dei miei problemi è one shotare ora con Gohan. Stiamo provando Gogeta. Però è giusto per far capire tutte quelle orbe che si creano. Sì, vanno a sentire poi, Si vanno a sentire un bel po'. Anche perché quando lo trasformiamo, va bene recuperare il 30% di HP. Chi più 5, attack def 250, attack def 77, critical hit garantito, riduce il danno del 40, cambia le orb in rainbow, chi più 3 per rainbow, attacco 77, guardia tutti gli attacchi con una rainbow, che si crea quindi, Le lancio un additional super attack, riduce il danno del 40% prima di essere colpito, e vede le special nemiche per 5 turni dalla prima apparizione di Gogeta. When an enemy is hit by the character ultra super attack, nullifica le unarmed. Ok, e va bene. Ok. High chance of evading enemy attack temporaneamente quando riceve un super attack. Allora, adesso ci divertiremo. Mi sono portato i Senzu per levarmi dalle balle ste cagate, perché sì, dai, facciamo velocemente. Poi abbiamo Bulma, ricordo anche che c'è lei. C'è lei nel senso. C'è sempre Bulma di mezzo. È il trio, è giocabilissima Bulma qui così. Ok, trasformiamo e anzi, cavolo, non... No, non la vedo da non tanti, però... È sempre bella. Fusion! Ha! Cazzo, quant'è bella! Mamma, questa è una delle migliori active del gioco. Ancora d'oggi è una delle migliori active del gioco. Mamma mia, se è figo.
sono felice di poterlo rigiocare proprio a piena potenza come all'epoca. Ok, allora partiamo. Non gliene frega niente della special post special, capiamoci anche un attimino quello. Sì, questo possiamo togliere le animazioni, invece qui non ce ne frega niente. Ok. Ripeto, qua le chance sono alte per tante cose divertenti. In questo caso abbiamo sfigato un pochino le orb qui. 70 in due turni va bene. 70 charge in due turni va bene. Chiedo, è importante chiedere. 70 charge in due turni vanno bene? Quella è la parte divertente, secondo me. Quella è la parte molto divertente di sto Gogeta. Non ho visto il danno. Non avevamo pro Bulma Mega Buff. Vabbè, peccato. Sì, facci la special. Vabbè, non ce ne frega niente. No, in realtà non ce ne frega praticamente nulla. Considerando delle cose, c'è un Greatly Raises Attack Def per 3 turni. C'è un Greatly Raises Attack Def per un turno dalla 12, che tira garantita appena prendete una Rainbow. Quindi, per forza, tirate il Greatly e il Greatly, ok? C'ha un Attack Def 77 al lancio della Special. C'ha la Guardia e c'ha 40% di R. Non gli fanno male molte special, in realtà, cioè proprio le tanca tutte. E quelle invece veramente difficili da tankare, le becca pre-special. E lui quindi è un 40% più 40% più guardia, vuol dire 80% più guardia, raga. E se vi ricordate Broly Tech, quando è con la passiva attiva del 50 più 26, tanca Goku e Frieza. Secondo voi, quando avete Gogeta con 80 guardia, cosa succede? Bravissimi, tanca anche quelle. Allora, siamo comunque nella situazione. La tiriamo? Ma sì, la tiriamo, chi se ne frega, dai. La tiriamo giusto per tirarla, cioè non serve neanche che io lo faccio in realtà questo, ok? Non è un problema, la potevo tenere ancora un po', ma non me ne frega. Voglio andare avanti con la battaglia, ok? Voglio andare avanti con la battaglia. Però vi ho giusto fatto vedere, con tutte quelle orbe che creiamo, raga, fare 100 passa charge ci vuole niente, eh? Ci vuole veramente niente. Allora, qua vediamo, mi fa special. Vale, tutte ste rainbow. Madonna, quante! Forse anche troppe. Forse giusto troppe. Giusto un po' troppe. Troppe rainbow da un lato. Troppe rainbow. Altro 8 orb qua, ok. Madonna. Sì, no. Non è un problema generare orb per il team. È stata un'azione proprio. Avete le orbe per 12 turni. 25 milioni! È partito Gogeta. Con Ad garantito ora. Perché tanto gli abbiamo dato la Rainbow. Quindi. Ok, 16 milioni. Oh, questa qua era bella. Che era un what if questa. Sì. Che è bellissima questa. Bellissima questa. E forse l'Ad è importantino ora. Leva non tanto, secondo me. No, leva non tanto. Quello che gli interessa in realtà a lui è... Quello che gli interessa è solamente l'AD. Tanto è crit garantito, ok? Performance critical hit, fine. È crit garantito. La base form, parliamoci chiaramente, il content non dura sti turni. Perché non dura sti turni, dura molto meno. Quindi avete un Gogeta che vedete in realtà per pochi turni. Un base form, scusate. Vedete, una base form che dura veramente pochi turni. Per come la vedo, con tutta la tranquillità, non ha un senso logico andare a buildarlo crit per la base. Non c'ha crit lì, se non sbaglio. Sì, no, non c'ha crit lì. Ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, tanto si vede un turno. Che cacchio me ne frega? Io il turno dopo, bene o male, cioè, sempre che non sia il primo turno, ok? Se al primo turno lo mettete a girare, con tutta la sincerità. Però, a prescindere da quello, lo vedete un turno. Chi se ne frega allora? Essendo che lo vedi un turno, che me ne va a fregare a me? Lo vedo un solo turno, non lo buildo per farlo funzionare in base form. Chi se ne...
Non serve a niente buildarlo per far funzionare la base. Sì, comunque, in tutto questo sto sempre senza il buff di Bulma, peccato quello. E semplicemente non serve a niente buildarlo così. Io lo builderei full add, resto Eva. Ma giusto per dargli l'evasione. C'hai chance quando prende la special, se la prende però, ok? Quindi, boh, l'unica cosa è dargli leva anche per la base e basta. Tanto il crit non serve. Full add, perché così può veramente performare. Full add, performa veramente, siamo a posto. Per come la vedo, è così. È la build, ok? Ok, allora... Signor Gogeta, tank... Vabbè, non è che ci vuole molto a tankarla, parliamoci chiaramente. No, non voglio neanche usarla. Testiamo. Prendiamo un colpo, no? 61 charge. Vabbè che sono speciali quelli di cosa. L'hai evasa. Mi ha fregato niente. L'hai evasa, oh, raga. L'hai evasa, non è che faccio molto. $18 milioni. Si sono dal lato danni un pochino non mega altissimi, nel senso, se non è buildato full add non sono mega altissimi. Nel caso di buildato full add non siamo ai livelli di Mui, probabilmente con tutto il domain e tutte le cagate non siamo ai livelli di Mui, siamo su un livello molto alto a prescindere. Però a differenza di Mui, ok, perché c'è anche quello da tenere in considerazione, a differenza di Mui c'è un kit che è molto più difensivo. Praticamente è un Vegeta con la DR subito. E dopo c'ha 40% dopo aver attaccato, no? Con tutta la sincerità, siamo a quei livelli. Se non più alti. Se non più alti, ecco. Mettiamola così, siamo a quei livelli se non più alti. Vegeta comunque è molto forte. Adesso che abbiamo finito qua, tecnicamente, al massimo la lasciamo finire al KO screen, se ci lascia attaccare tutto. Tecnicamente parlando, Gogeta ha un suo bel posticino lì, no? Lo volete giocare in movie, lo volete giocare nel Super Saiyan, dal trio in generale, no? C'ha i suoi posti. Janemba è un fatto differente. Lo andiamo a vedere quando proviamo Janemba. Janemba è un fatto differente, perché nei movie bosses full di Broly lui vuole stare secondo, non linka con nessuno, non è eccezionale. Se invece volete giocare un uncontrollable power, eccetera, no? Quindi volete giocare Broly int e tutto, avete l'accesso ai Buu. Quindi avete l'accesso a un Buu con Buan, no? Buan Janemba, ci linkano bene. Volete anche Cell Max e tutto, anche per avere BBB e tutto, ci sta lì, in quel caso ci sta. Non è un Nezza brutto quello di Janemba, assolutamente non lo è solo che è uscito in un momento dove il movie bosses e la maggior parte dei team che si vanno a giocare, che ne ha pochi Janemba, sono tutti Broly in realtà. Essendo che sono tutti Broly, tutto bello quanto volete, ok, tutto bello quanto volete, però sono tutti Broly e Janemba non ci linka niente. Janemba vuole stare secondo slot per avere tutta la passiva attiva. E quello è un po' un peccato un attimino. Finiamola così, 77 charge, la chiudiamo con questo. Vediamo un po'. Vai, Goku! Uccidi Broly! Fallo, non troll... Vabbè. Potevi veramente uccidere. Che due palle. Volevo memare un attimino, giusto per memare. Probabilmente moriamo, perché tanto lo stronzetto non evade. Guarda che non evade la special. Invece. Va bene, ok. Raga, andiamo a provare Janemba. Prossimo video. Ricordo ancora una volta, stasera in level 21 sul canale Twitch, che andiamo a fare un mega showcase di Gogeta con un po' più di team. E ci andiamo a divertire un po' con Gogeta, LR e Eza. Raga, è stato un piacere. Grazie mille per essere passati. Lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.